Mr. Pigeon 1 and Mrs. Pigeon 2. Insieme noi siamo Two Pigeons. E, siamo un duo, facciamo elettronica. E questa sera suoneremo al TPO di Bologna. Faremo il nostro set elettronico e per l'occasione, quindi per questo festival, abbiamo preparato uno spettacolo particolare, per cui oltre al nostro, diciamo, live ci saranno due ospiti. Uno è Michele Sambin, che farà digital painting dal vivo su di noi, quindi visual. E insieme a lui ci sarà Bobo, che è il light designer dei Marta sui tubi, che farà lo spettacolo Luci, per cui uno spettacolo particolare fatto apposta per questa serata. Dobbiamo solo suonare bene, tipo. Noi dobbiamo solo suonare bene tutto qua. Tu devi suonare bene. Non devo sbagliare niente, vero? Vero. Io sono albanese, sono cresciuto in Albania finché avevo 20 anni, che durante il regime comunista, e perciò fa parte del mio background, non so, della mia storia, aver visto questa grafica per 20 anni, fatta male per un albanino, sì, era proprio la versione brutta di quella sovietica, che era molto figa, e avevo voglia di riprendere in versione un po' migliore, insomma, l'ho vista per 20 anni brutta, obbligato a vederla. Però mi affascinava questa cosa. Poi quello che facciamo noi è un'elettronica strana, tant'è vero che, insomma, che il disco abbiamo chiamato Retronica, secondo noi, poi non so se l'ascoltatore guarda, con un certo retrogusto retro. Vabbè, quello che facciamo è il genere o non genere che suoniamo a questo punto, perché è molto difficile, così ci viene detto, insomma, collocarci, darci un'identità musicale, e quando invece c'è sempre molto bisogno di dare una collocazione, un'identità, e viene semplicemente dal fatto che musicalmente siamo entrambi molto onnivori, nel senso che ci piace veramente ascoltare di tutto, e questo sicuramente si riflette poi in quello che scriviamo, e su questo ci siamo trovati subito, nel senso che entrambi siamo molto diciamo non focalizzati solo su un genere preciso, ma ci piace spaziare. In realtà usano, i testi vogliono, non vogliono parlare di niente di trascendentale, sono anche cose molto, anche situazioni personali in cui credo che ognuno si possa riconoscere, però sono raccontate da personaggi particolari, diciamo, sono vestite, sono raccontate, appunto, in questo senso diventano un po' surreali e fantastici, perché sono magari raccontati da personaggi immaginari. C'è un brano nel disco che si intitola Turtulesh, che in verità quello è un brano della tradizione popolare albanese che è stato, che Cole Pigeon One ha riarrangiato in veste elettronica e io ho cantato in un pessimo albanese. Sicuramente comunque c'è l'interesse, la voglia di andare a suonare anche fuori dall'Italia. In Albania dobbiamo andare a suonare. Beh, tu non hai ancora organizzato, andiamo. Conquistiamo il mondo.